Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Quattro tappe per rileggere un testo ben noto che fa parte del materiale proprio del Vangelo di Luca, probabilmente che Luca ha colto da una sua fonte e che ha rielaborato con la competenza di chi conosceva l'arte drammatica, la retorica antica. È un brano che si presta a molteplici letture. Noi svolgiamo il testo in 4 momenti. Il primo, una rilettura esistenziale, applicandola a noi. Noi siamo i 2 di Emmaus. Il secondo, vediamo la predica della delusione che i 2 si fanno. Il terzo, i segni che vengono dati per uscire da questa delusione. E infine, guarderemo la metodologia del risorto
che si avvicina ai due di Emmaus. Gesù, anzitutto, come abbiamo visto, raggiunge due dei suoi discepoli proprio lì dove si trovano, cioè in cammino. È una categoria molto amata da Luca, dal capitolo 9, 51, tutto il Vangelo è un cammino di Gesù verso Gerusalemme. Negli Atti degli Apostoli il Vangelo stesso è chiamato la via, la strada, odos. In una interpretazione esistenziale questo cammino è il percorso della vita dei discepoli, è il pellegrinaggio di tutti i giorni, in quello stesso giorno, versetto 13, è fatto di progetti, arrivare a Emmaus, di fatiche, dover percorrere 11 chilometri, di tristezze, avevano il volto triste, di pause, di soste e di ripensamenti, si fermarono. È il cammino della routine quotidiana. È un giorno come un altro, una strada come un'altra, il normale pendolarismo che prende milioni, miliardi di esseri umani. Ancora un'altra delusione. E tutto, infatti, sottolineo, accade nell'assoluta ferialità. Due elementi non devono sfuggirci. Il primo è lo stesso giorno del versetto 24:1, cioè il primo giorno della settimana, scrive l'Evangelista, all'inizio dell'ultimo capitolo del suo Vangelo. Ha ragione Matteo Crimella nel suo commento a trovare una allusione possibile al racconto della creazione, Genesi 1:5. Il primo giorno è chiamato così Yom Echad, cioè il primo giorno della settimana. Dunque potrebbe esserci un altro riferimento a quello che Dio aveva fatto iniziando a creare. Però è vero che nel computo della settimana giudaica è il giorno dopo il sabato, cioè è il ritorno alla vita di tutti i giorni, se vogliamo traslare questo giorno nella nostra settimana, non è altro che un lunedì. Il primo giorno dopo il sabato è un nostro ferialissimo lunedì. Rispetto al racconto della manifestazione di Gesù sul monte della Trasfigurazione, che viene resa col massimo dei mezzi stilistici per descrivere lo splendore di Gesù, la ferialità qui si coglie dal fatto che lui è come un qualsiasi altro viandante. Il secondo elemento di questa ferialità, il risorto si mostra ma non viene riconosciuto. Quanta distanza rispetto, per esempio, agli apocrifi, come il noto Vangelo di Pietro, per alcuni addirittura un testo del primo secolo, forse posteriore, nel quale addirittura anche i soldati a guardia del sepolcro devono ammettere che è risorto perché lo vedono uscire dalla tomba, lo riconoscono perché il suo capo, dice il Vangelo di Pietro, arrivava fino a oltre il cielo, era alto fino a oltrepassare i cieli. La gloria di Gesù risorto supera quella degli angeli e per questo ha dimensioni gigantesche, evidentissime, riconoscibili. Invece, nei racconti delle apparizioni, quando il risorto appare ai suoi nella più banale ferialità, o non è riconosciuto o è scambiato per qualcun altro. Che cosa fanno i due discepoli? Ed ecco il secondo passaggio, quello della predica della delusione. I due discepoli, chiunque essi siano, conosciamo solo il nome di Cleopatros, Cleopas è il diminutivo del maschile di Cleopatra, è evidentemente un uomo, dell'altro discepolo non si dice nulla. Potrebbe avere ragione chi vede in questi una coppia, forse degli sposi che arrivano a casa, tentano di tornare a Emmaus. Chiunque essi siano, hanno il volto segnato da una forte disillusione. Noi
speravamo. Il verbo è all'imperfetto, elpizomen, cioè un'azione che si compie nel passato, che si chiude nel passato e non ha più alcuna correlazione con l'oggi. Dovremmo dire noi speravamo e ora non speriamo più. Quella speranza non ha lasciato più segni nella loro vita. Che cosa speravano? Gérard Rousset commenta la liberazione politica di Israele. E quello che dicono loro, volevano, auspicavano la restaurazione nazionale. Gesù avrebbe inaugurato la venuta del regno, ma concomitante alla cacciata degli occupanti romani, e Israele sarebbe tornata ad essere la luce delle nazioni. È interessante che i due di Emmaus non solo si raccontino quanto accaduto, nella loro disillusione si rafforzano reciprocamente con le loro idee. A leggere il greco, infatti, al versetto 14 si dice che tenevano l'un l'altro una predica, un'omelia, autoi omilun pros allelus. Il verbo è proprio homileo, a indicare, come scrive Bovon, una conversazione molto seria, proprio quasi una predica. La loro delusione si rafforza, mi vengono in mente tante prediche delusive, stancanti, come quelle dei due di Emmaus. La loro delusione si rafforza nella visione che vicendevelmente i due si raccontano. È un meccanismo a cui siamo abituati, soprattutto in alcune situazioni comunitarie, quando si inizia a lamentarsi e si innesca quel fenomeno ricorsivo che caratterizza anche la Chiesa. Continuiamo a lamentarci e ci rafforziamo reciprocamente nelle nostre omelie di lamentazioni. I Vangeli non nascondono lo smarrimento che caratterizza il tempo tra la morte e la resurrezione del Signore e la sua presenza. E quindi comprendiamo questa lamentela. È il circuito della delusione, che non finisce mai, che non si interrompe. E dunque i due di Emmaus non solo si rafforzano nella loro delusione, ma portano a questi discorsi loro anche a dividersi. Alludiamo al significato dell'altro verbo, quello al versetto 17, con il quale è proprio Gesù che, dopo essersi avvicinato loro, descrive quello che stanno facendo, cioè antiballein, che non significa solo discutere, ma nel suo primo significato è lanciare contro, disputare, controbattere. I due stanno veramente litigando. Come uscire da quello circuito, da quel circuito delusivo? Come uscire dalla crisi? Alcuni segni che già erano stati dati ai due discepoli, ma evidentemente non sono sufficienti. Quei segni che avevano già ricevuto non bastano più. Sono due segni. Il primo, la tomba vuota. Ne hanno conoscenza, ne hanno contezza e ne parlano. Sono andati alla tomba, ma il cadavere non c'era. Il segno della tomba vuota però non è sufficiente, come ci ricorda anche il Catechismo Universale. Nel quadro degli avvenimenti di Pasqua è certo il primo elemento che si incontra, ma non è in sé una prova diretta. L'assenza del corpo di Cristo nella tomba potrebbe spiegarsi, infatti, altrimenti. È un segno essenziale, ma può significare molte cose, troppe cose, come accade per i nostri fallimenti, le nostre tombe, i nostri errori, ed ecco infatti che c'è bisogno di una interpretazione. Che cosa vorrà dire la tomba vuota? Le ipotesi che hanno fatto nei racconti delle apparizioni del risorto, della risurrezione, i vari protagonisti sono molteplici. Per esempio Maria si autofornisce la soluzione che il corpo è stato portato via. Oppure il Vangelo di Matteo ha il coraggio di avanzare l'ipotesi
che siano stati i discepoli di Gesù a rubare di notte il cadavere. Il secondo segno che viene fornito è quello degli angeli. Hanno una funzione ermeneutica, sono gli angeli interpreti. Durante il cammino del discepolato non bastano i segni che dicono molte cose, serve l'interpretazione e gli angeli ermeneuti, che possono essere angeli o uomini, e infatti nel giudaismo del secondo tempio era comune parlare di angeli, raffigurandoseli come dei giovinetti, come uomini giovani, e anche Luca dà la duplice versione, nel racconto delle apparizioni si parla prima di uomini e poi di angeli, sono loro che dicono che non è lì perché si è alzato, è stato sollevato, cioè è risorto. Che sia il giovinetto, il neaniscos del Vangelo di Marco, o i due angeli di Matteo, o gli uomini di Luca, è concorde la loro spiegazione. Non è qui perché è stato rubato il suo corpo, ma perché si è alzato. L'unico discepolo che non ha bisogno dell'ermeneutica degli angeli è il discepolo che Gesù amava. Ricordiamo che forse per questo amore il discepolo amato appena giunge alla tomba vuota non dà altre interpretazioni, ma quella giusta. Vede e crede, perché, scrive l'Evangelista, implicitamente, almeno lui aveva capito la scrittura. Per tutti gli altri, invece, servono interpreti, esegeti, non solo delle parole, ma soprattutto della vita e dei fatti. Nel cammino di discipolato servono esegeti capaci di spiegare e dare un senso a quello che è accaduto, in particolare alle delusioni più grandi, alle croci più dolorose. Servono angeli che diano un'altra lettura, raccontino un'altra storia. Ed ecco l'ultimo punto che descrive la metodologia del risorto a Emmaus e la storia che questi racconta. Nel caso dei due discepoli di Emmaus, come abbiamo appena sentito, non sono presenti gli angeli, ma è Gesù in persona che interviene nella loro vita. Per loro quei segni di cui abbiamo parlato non sono semplicemente sufficienti, forse bisogna dire che è necessario l'incontro personale con Gesù. Non basta cioè la tomba vuota, non servono più nemmeno gli angeli ermeneuti, è necessario l'incontro personale con Cristo e con la sua parola per uscire dal circuito della crisi. Ed ecco allora il percorso a tappe che Luca descrive con tanta ricchezza di dettagli e di particolari. In primo luogo c'è bisogno di qualcuno che sia fuori dalla situazione di crisi, che ne sia uscito. Tra loro due i discepoli di Emmaus si raccontano la stessa storia perché sono dentro la crisi, invece Gesù, che non viene riconosciuto, è chiamato al versetto 18 par oikeis, cioè forestiero, secondo la versione della Conferenza Episcopale Italiana. Il termine in realtà è un verbo, par oikeo, che conosciamo bene perché da qui viene la nostra parola parrocchia. È formato dal composto para, presso, accanto, e oikeo, abitare, oikia, oikos, casa. Con Tucidide significa abitare vicino, essere confinante, con altri autori antichi significa essere straniero. Il dono dello straniero è proprio quello di dire qualcosa che gli altri non si aspettano, perché lo straniero presenta una prospettiva altra, impensata,
capace di rovesciare il tavolo di quelle carte incartate che lo occupano da troppo tempo. Quindi quello che sembra un normale pellegrino che è andato a Gerusalemme per la Pasqua e che sembra non sapere cosa sia accaduto, è invece l'unico capace di vedere le cose come stanno veramente e dare una lettura, una chiave ermeneutica che i due di Emmaus né con la tomba vuota e nemmeno semplicemente con gli angeli ermeneuti si sarebbero potuta dare. Che cosa fa lo straniero? Si avvicina e cammina con loro. È uno stilema del Vangelo di Luca, dell'opera lucana. È quello che poi farà Filippo negli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, quando correrà avanti per raggiungere il carro del funzionario etiope e salirvi sopra, dopo aver chiesto a quell'eunuco: capisci quello che stai leggendo? Dunque Gesù, il risorto, si prende tempo per coloro che sta accompagnando. Sale sul carro Filippo, Gesù cammina con loro. È il prendersi tempo di qualcuno che capisce che bisogna come mettersi seduti o sul carro o idealmente facendo uno stesso tratto di strada. Ci torna alla mente l'angelo, meglio, il Neaniscos, il giovinetto, che si era proprio occupato di chi era andato alla tomba e, scrive Marco, era seduto sul sepolcro. Con la sua postura quel Neaniscos emulava il Cristo seduto alla destra di Dio, perché Marco scrive: il Neaniscos era seduto alla destra. Ma non si può dimenticare la postura dell'angelo che prende il tempo per confortare Gedeone, quel giovane pusillanime che aveva paura, e per questo, Giudici 6:11, l'angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto per poi chiamarlo alla sua vocazione. Gesù dunque prende del tempo e cammina con i due. E poi, ecco, pone loro delle domande. Non fa delle affermazioni. Chiede delle cose, come Filippo: capisci quello che stai leggendo? Non dà subito la soluzione, troppo facile. Non nega nemmeno quella storia che i due stanno imbastendo ricorrendo nel loro circuito delusivo. Non la nega, pone delle domande, dà loro credito. Si tratta del modo in cui Gesù interviene di fronte ad alcune situazioni di crisi, come quando, ad esempio, ancora nel Vangelo di Luca, un dottore della legge si avvicina a lui per fargli una domanda difficile sul prossimo e Gesù risponde con una controdomanda. Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Porre domande, lasciar parlare l'altro, è un investimento di fiducia con il quale l'opinione dell'altro viene ascoltata e rispettata. Solo dopo averli ascoltati, Gesù potrà rimproverare i due e dire qualcosa, cioè la sua versione. C'è infatti un rimprovero. In gioco non c'è il fatto che i due discepoli non l'abbiano riconosciuto. Gesù non è arrabbiato per questo. Quanto piuttosto in gioco c'è la loro incapacità di comprendere le scritture. E per questo sono anoetoi, cioè senza nous. È interessante, non senza fede, senza intelligenza. E sono bradeis, lenti nel credere. Perché vuol dire non hanno esercitato non solo la fede,
ma anche la ragione. Dopo averli rimproverati, finalmente, ora e solo ora, al momento opportuno, Gesù dà la sua interpretazione. Il verbo è proprio di ermeneuo. Nella traduzione della CEI questa sfumatura non si coglie, ma al versetto 24-27 si legge che spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui, ma il verbo è proprio diermeneusen, cioè diermeneusen, tradusse, interpretò, tiene un'omelia, è la sua omelia, cominciando da Mosè e dai profeti, con una tecnica nota alla tradizione rabbinica, quella che metteva insieme appunto la Torah, i Nevi'im, i Ketuvim, facendo quella che si chiamava una collana, una composizione di testi. Due sottolineature che riguardano l'omelia di Gesù. La prima, mentre l'omelia dei due di Emmaus si è interrotta e circolare e non va avanti, quella di Gesù ha un inizio e una conclusione. Mi tornava alla mente la bella idea, è brutto ricordarlo oggi per il contesto, ma comunque, di cui parlava Martin Heidegger con la sua formulazione dei sentieri interrotti, che il filosofo conosceva bene perché spesso passeggiava nella Foresta Nera e scriveva: «I guardaboschi e i legnaioli conoscono bene i sentieri interrotti. Sanno che cosa significhi trovarsi in un sentiero che, interrompendosi, svia. È il rischio di ogni vocazione. Arrivare a un certo punto, perdersi, vedere che non c'è una via di uscita. Il rischio di molti discepoli è quello di perdersi in strade che non portano a nulla, a sentieri circolari che si ripetono. Gesù sblocca questa situazione con la sua parola, che finalmente è la conclusione di quanto aveva iniziato a Nazareth. Un autore, saggiamente a mio avviso, nel 1991 ha avanzato l'ipotesi che l'omelia di Emmaus non sia altro che la conclusione della più breve ma dirompente omelia della storia, quella di Luca al capitolo 4, quando Gesù dice con solo 9 parole nel greco: «Oggi si è compiuta questa scrittura nelle vostre orecchie». Un'omelia troppo breve, a parte i nostri standard, ma troppo breve per essere realistica, è un'omelia che si deve concludere e che deve continuare per tutto il Vangelo. Monschauer dunque sostiene che tutto il Vangelo di Luca è il grande sermone che inizia a Nazareth e che si conclude finalmente a Emmaus e che ha a che fare non solo con le parole, ma con la vita intera di Gesù. Gesù dunque dà la sua interpretazione che è compiuta, che prende tutto, che non lascia indietro niente, che non scarta nulla, perché nella sua omelia di Emmaus c'è sia l'inizio trionfante a Nazareth, ma anche il fallimento a Gerusalemme. E c'è anche la risurrezione, ed ecco infatti il secondo elemento del sermone, abbiamo concluso anche la nostra lezione. Gesù interpreta le scritture, ma offre un'altra storia, un'altra versione rispetto a quella che i due hanno narrato. Abbiamo detto che non la smentisce, ma a quella versione mancava qualcosa. È la caratteristica dell'interpretazione nella fede. Certo, i due di Emmaus hanno correttamente riportato quanto era accaduto. Nessuno può smentire quello che hanno detto. È vero, basta rileggerlo. C'è tutto, ma manca la risurrezione. Dunque, da una parte Gesù aggiunge qualcosa che nelle profezie, a dire il vero, non si trovava, circa la morte del Messia.
ma dall'altra parte quelle profezie sono capaci di illuminare quanto accaduto. Il risorto non si limita a ribadire che è uscito vivo dalla tomba, ma riprende in questo modo la matassa ingarbugliata della storia narrata dai due di Emmaus, vogliamo dire anche la matassa dell'Antico Testamento, e la districa trovando il filo che tiene unito tutto. E questo filo è che lui è vivo, è risorto. E infine la conclusione brevissima. La pagina di Emmaus, come sappiamo, non termina semplicemente con le parole di Gesù, che pure scaldano il cuore e sarebbero state già sufficienti per i due di Emmaus. Gesù spezza il pane per i suoi. Non è invadente, sta per andarsene. I due lo invitano forse a casa sua. Non è certo la locanda immaginata da Caravaggio. È una casa dove vivevano i due discepoli, forse una coppia. Viene riconosciuto così con un gesto familiare, quello della berakà, che si dice a ogni pasto, e che però caratterizzava il sacrificio di Gesù nella sua ultima cena. Così Gesù non si accontenta di passare un po' di tempo con i suoi discepoli delusi, di riscaldare il loro cuore aprendo loro il senso delle scritture, ma mangia con loro, ribadendo in questo modo l'amore che ha voluto nei loro confronti, dando per loro la sua vita, cioè in quella cena che ora ritorna, il suo corpo e il suo sangue. E in questo modo permetterà ai discepoli di riconoscerlo poi nei santi segni, nella storia, negli altri, nei poveri, in tutti gli stranieri che incontreranno. Amen.